Verranno due manche, ma tutte sempre dal primo giro di cognizione, fatto un giro di cognizione, di posizionato il paziente per sempre. Anche la finale avrà più o meno la stessa procedura, nel senso che quando entrate in pista avrete il primo giro di ricognizione, vi posizionate, dopodiché partirete per i 6 giri di finale. Your name I call, your name I read, my prayer, my creed. It's your name I hate, because I love you still and I can live this way. It's your name I keep, the only thing you can take away from me. Abbiamo due amici che fanno un po' di strada per frequentare il nostro circolo. Volevamo chiedere da loro perché si sta un po' abbandonando la Romagna, terra di motori, per sposare quella del Veneto. Beh, forse la Romagna, terra di motori, bisognerebbe dire che forse era una volta. Adesso forse che sta cambiando qualcosa. Abbiamo abbandonato la Romagna per venire nel Veneto perché qua abbiamo trovato... diciamo la seconda famiglia delle gare, no? E abbiamo visto che le piste sono, i circuiti, quelli che vengono preparati sono molto belli, soprattutto molto sicuri. Qui devo dire che voi lavorate in modo particolare per farci divertire, osservando e mettendo come primo in primo piano sicuramente la sicurezza e tutto quello che ci va vicino. Però, come devo dire, devo ripetermi che ho già trovato degli amici e la seconda famiglia delle corse. Allora, abbiamo sentito che il Veneto è diventata la seconda patria. Molari, anche tu l'anno scorso hai fatto un primo approccio a Vigonza, se ricordo bene, e poi con una certa abitudine ci incontriamo sempre più spesso. Sì, l'anno scorso è stato, diciamo, un approccio di prova per vedere come si svolgevano qua le gare, come si comportava diciamo un po' il tutto. Ho visto che rispetto a da dove veniamo noi, qui avete un'organizzazione molto migliore, molto più diciamo performante in tutto, e qui ci divertiamo. Qui ci divertiamo perché noi abbiamo delle auto da corsa, quindi veniamo qua per correre, non per andare, diciamo, come si va per la strada. E logicamente qui abbiamo trovato un posto che ci fa divertire e ci troviamo bene. Questo piccolo mondo di amatori, perché queste sono gare riservate all'ambito amatoriale, però abbiamo un servizio satellitare per quello che riguarda il rilevamento dei tempi. Credo sia un buon passo avanti. Certo. Però io volevo tornare al discorso che facevamo prima. Una cosa che abbiamo notato un po' tutti, che noi facevamo le gare in Romagna, questo tipo di gare qui, 40-50 macchine, alla fine della gara, se non la metà, quasi la metà avevano sbattuto. Giravamo in delle piste che si girava con il doppio dei tempi che si gira qui. Qui siamo venuti qua, giriamo, qui si va forte, ci divertiamo e non ho mai visto ancora una macchina sbattere. Merito forse della qualità dei piloti, allora? No, e qui è che si osservano certe cose che anche e soprattutto io penso che si osservano delle regole dove non sia possibile, cioè queste cose si vengono evitate subito in partenza. L'organizzazione di questo campionato ha puntato sulla qualità, pensa che questa sia la strada giusta per il futuro. Purtroppo facendo così qualche amico meno competitivo magari lo perde per strada. Volevo chiedere a voi che siete esperti del settore se è una strada giusta oppure no. Beh, secondo me è la strada migliore, perché ormai al giorno d'oggi se non si ha un po' di qualità, un po' di sicurezza e di gestione fatta bene, la gente poi non si diverte neanche, perché tanto noi lo facciamo, diciamo, come passione. Quindi se ci divertiamo, se tutto è organizzato bene ci divertiamo e la qualità c'è, ci divertiamo. Se non c'è la qualità e non c'è la voglia di far divertire i piloti, poi la gente si stanca. Allora, due brevissime domande a testa, perché noi abbiamo parlato di tutto ma non abbiamo detto chi siete. Io mi chiamo Nanni Genesio e vengo da Forlì.
Molari Marcello e vengo da Cesena. Abbiamo parlato di piloti, abbiamo detto da dove vengono, abbiamo detto che stanno partecipando al campionato Formula Crono organizzate dalla Ruffato Formula. Parliamo anche della vettura. Allora, questa qui è una signora nata nel 1986, diciamo che nella sua categoria, quando erano nei suoi anni fiorenti, ha vinto tutto quello per due anni a fila, tutto quello che c'era da vincere. Il preparatore di questo gioiello è il maestro Romano Versari di Forlì. Io la uso e la tengo come se fosse un anello abbastanza pregiato. Non ci vado molto forte perché ho cura di rovinare, o forse non sono capace di usarlo. Cosa dici? Mi dia un consiglio. Io so appena fare l'organizzatore e forse non proprio ad alto livello neanche questo. Una volta portavo anche il casco e qualcuno soffriva anche la mia presenza, ma insomma non è detto che magari ci riprovi qualche volta così per farvi compagnia. Veramente sarebbe un gran piacere, veramente. Mi manca solo questo, poi sono a posto. Dunque, io con questa qui ci vado orgoglioso e la terrò finché lei lo vorrà. Vediamo però cosa nasconde questo cofano. La cavalleria dov'è nascosta qui? Tutto originale, è un motore 1500, tutto originale come si vede. Ma questi motori boxer una volta dicevano gran coppia però pochi cavalli, è vero? Qual è la miglior virtù di questo motore? Beh, la miglior virtù è che questo motore qui veramente fa tante di quelle ore che praticamente io sono 3 anni che non lo apro. Dicevo bene allora quando dicevo lunga vita all'Alfa e naturalmente anche al pilota. grazie, soprattutto grazie. E come dicevo, bisogna anche dire che questa vettura è sponsorizzata dalla UGN Romagna di Forlì, che è un'azienda che opera nel settore della ricambistica per stampi da plastica e dall'ambiente. E con questo abbiamo fatto contento anche lo sponsor. Vediamo anche questi occhi a mandorla allora. Questa è un Honda Civic 1600, diciamo per me un gioiellino, perché io ho corso con l'Alfa e con l'Honda, però prediligo l'Honda perché mi sono cavato più soddisfazioni con questa macchina qui. Sono 6 anni che ci corro e con un po' di sacrifici anno per anno cerchiamo sempre di portarla più all'avanguardia e di migliorarla sempre di più. Uno dei problemi, uno fra i tanti che un buon pilota ha, è sempre quello, la paura soprattutto, di poi avere delle difficoltà per trovare i ricambi in caso di rottura. È un problema anche per l'Honda o si trova qualcosa? Allora, per me no, perché di ricambi ne ho molti, ne ho per altre 3 macchine, diciamo, perché io quando trovo mi metto in casa. Però, diciamo, l'Honda non ce ne sono molte di questo modello qui. Come affidabilità? È un gioiello, proprio non dà problemi. Proviamo a curiosare anche qui sotto il cofano a vedere se capiamo qualcosa. Motore 1600 preparato gruppo A, con un cambio da competizione, preparato anche quello, però come dicevo è un motore affidabile che non dà assolutamente problemi. Questa ha una presa d'aspirazione d'aria modificata per i gruppi A, con un filtro da competizione. Questo è un motore che gira attorno ai 9500 giri, rispetto di altre macchine che girano molto più basse. L'Honda di bello ha dei motori che girano molto alti e rendono molto, e non hanno problemi di rottura. Quest'auto è preparata fra l'altro da un nostro preparatore mio di Nanni, anche sempre Romano Versari, assieme a un altro ragazzo che si chiama Luca. Sono i due meccanici, gli unici due che mettono le mani su questo motore. Degli amici di Rimini abbiamo detto parecchio, adesso siamo nell'intervallo, fra poco toccherà alla pista dare il verdetto. A noi non ci rimane che naturalmente dare a loro di nuovo un in bocca al lupo.